A escritora italiana Ijaba Shego e o poeta suíço de língua italiana Fábio Pusterla participaram na FIB de 2018 da mesa Minha Casa, que foi seguramente um dos momentos mais comoventes desta edição da Festa Literária. Voi avete percepito che durante l'incontro tutti sono stati così colpiti che pure l'interprete non è riuscita più a tradurre, fare l'interpretazione, piangeva, è stata sostituita. Avete sentito parlare di questo? Beh, dell'interprete ho sentito parlare in un secondo momento, naturalmente, e la cosa mi colpisce e mi rallegra in un certo senso, perché vuol dire che al di là della lingua, nel nostro caso dell'italiano, la poesia e la letteratura possono toccare, come io speravo potesse avvenire, delle corde di profondità, possono commuovere. E io penso che questo sia importante perché chi scrive va a cercare esattamente quel territorio di profondità. E dunque sono molto contento e onorato che questo sia accaduto. Eu devo dizer uma coisa, eu gosto muito da música brasileira, ainda não aprendi português, mas vou chegar lá. Mas a MPB e também a literatura brasileira, com Jorge Amado, eu li Guimarães Rosa, Clarice Lispector, vários autores brasileiros, Luiz Rufato, Macunaíma. Eu descobri que a América Latina, em particular, mas a América Latina toda, me ajudou na vida, a descobrir a minha identidade. Porque quando avevo 20 anni, in qualche modo, in Italia... Rafa parò. E tu, Giava, cosa ha sentito in quel momento lì? C'era tantissima emozione, soprattutto è stata ricordata a un certo punto Marielle Franco, no? Marielle vive, ha urlato qualcuno, Lula Livre, e in qualche modo lega il momento politico italiano a tante cose che stanno succedendo anche in Brasile, e quindi la letteratura riesce veramente a oltrepassare le frontiere. Nel nostro caso l'italiano è riuscito a oltrepassare un oceano, e parlando di noi abbiamo parlato di voi. Ah, perfetto. Fabio, tu hai ricordato in un momento di questo incontro che la letteratura italiana nasce con un poeta in esilio. Certo, certo. Cosa significa questo per l'Europa di oggi, con l'Europa traumatizzata di oggi? Credo che significhi che i grandi avvenimenti a cui stiamo assistendo, cioè i grandi spostamenti di popolazioni, possono essere visti in due modi diversi. Uno è quello che purtroppo sta andando oggi per la maggiore, è quello della destra europea che ha in questo momento il potere ed è basato sulla paura. Ma il modo contrario, che è più importante e che credo corrisponda davvero a ciò che sta capitando, è la speranza. La speranza che questo sia un momento di grande trasformazione del mondo. E penso che noi dobbiamo cercare la speranza e la luce e non la paura e il buio. C'è Dante che ha cominciato questa lezione per tutti gli europei, tutto il mondo, ma c'è anche forse il primo classico della letteratura occidentale, che è l'Odissea di Omero, che è un libro nel quale il valore principale, il più profondo, è l'ospitalità. Che è un valore molto importante per la civiltà mediterranea. E secondo tu, Ijaba, che è di origine africana, cosa si può fare, cosa è successo con questo valore, l'ospitalità? L'ospitalità sta un po' mancando in alcune persone, in altre però si sta rafforzando. Anch'io penso che i momenti tristi però possono far emergere gente che lotta, gente che vuole un futuro diverso per se stesso, per i propri figli. Io quando penso ai classici, penso a Virgilio, penso a Enea, perché Enea era un rifugiato e la sua stirpe ha fondato Roma, no? E la mia città. Quindi in qualche modo Roma nasce grazie ai rifugiati, quindi il futuro potrà nascere attraverso il nostro meticciato. Perfetto, grazie tante. Grazie a voi, grazie mille.